Mister Valori contro il Siena in questo anticipo al Bernicchi è andata male, però possiamo dire che la squadra ha tenuto il campo e ha fatto la sua bella figura pur poi uscendo sconfitto. Sì, avevamo fatto benissimo fino a un certo punto perché avevamo imbrigliato il Siena e nel primo tempo non gli abbiamo concesso niente, anzi credo che ci siano state se non grosse occasioni ma quantomeno pericoli pochi sia da una parte che dall'altra. Poi nel secondo tempo ci siamo un po' complicati la vita, eravamo andati in superiorità numerica con l'espulsione di Crucetti, poi non lo so quello che è successo, indubbiamente l'espulsione del portiere ci ha condizionato per il prosieguo, nonostante che poi il Siena fosse rimasto in 9, poi dopo abbiamo avuto una reazione nel finale, la squadra non posso rimproverare fino a un certo punto niente, poi ripeto abbiamo commesso delle ingenuità che l'abbiamo pagate anche. Possiamo dire però che a parte questa ingenuità questo è lo spirito per raggiungere l'obiettivo e per risollevare la testa? Beh, io questo l'ho già detto negli spogliatoi ai ragazzi perché oggi veramente abbiamo giocato una partita come il Trestina deve giocare dalla prossima in poi, perché non avevamo, io ho detto in sede di presentazione che le partite perfette non esistono, oggi fino a un certo punto ce l'avamo quasi riusciti, deve essere, anche se l'ennesima sconfitta, però deve essere un punto di ripartenza per cominciare a riprendere fiducia, autostima. Ma io direi che stavamo facendo anche benino perché giocavamo abbastanza bene, anche se di azioni pericolose ne avevamo fatte 3-4 nel primo tempo, non di più, però poi la partita si è messa subito male perché siamo rimasti in 10 e abbiamo dovuto cambiare assetto e poi subito il 9, quindi giocare il 9 non è assolutamente semplice, ci alleniamo in 11 e quello che ho detto ai ragazzi, io preferirei finire sempre in 11 e non cadere in cose così stupide, anche se non è che abbiano fatto poi chissà cosa di eccessivo, non abbiamo concesso assolutamente niente, farlo in 9 non è assolutamente semplice, in 9 abbiamo fatto poi 2 gol, quindi è una cosa eccezionale, abbiamo anche avuto altre azioni, quindi significa che i ragazzi stanno facendo sempre più gruppo, credono sempre di più quello che fanno e questa è la cosa fondamentale. Io dico l'unica cosa negativa, la ripeto ancora una volta, è solo le espulsioni, per il resto oggi è una giornata di quelle che non solo io ma credo che Siena Sportiva la debba ricordare, perché questi ragazzi si dice sempre che devono onorare le maglie, oggi credo che le hanno non onorate ma ancora di più.